La bilateralità, ricordando che è uno strumento della contrattazione, ha gestito in questa epoca di crisi epidemiologica 30 milioni per garantire la cassa integrazione a 20.000 lavoratori, quasi 20.000 lavoratori del comparto dell'artigianato. Questo ha permesso alle imprese di non disperdere quella professionalità costruita con anni e anni di formazione e di fatica. Ebbia non fa solo questo, la gestione della cassa integrazione in epoca Covid, gestisce anche un welfare bilaterale, aiutando le famiglie dei lavoratori e soprattutto anche i datori di lavoro. E oggi verrà presentato proprio un aiuto per quelle famiglie che hanno in carico un disabile, come un contributo proprio di pochi euro, però sicuramente questi possono far piacere a quelle famiglie già con estrema difficoltà. Tra i temi centrali oggi anche quello della sicurezza. Sì, è uno dei temi principali perché riteniamo ovviamente la sicurezza un fattore importante. E quindi da questo punto di vista noi oggi certifichiamo quello che è avvenuto in questi anni, nel senso che con l'RLST che noi abbiamo ovviamente istituito, ovviamente all'interno dell'EBIAR, garantiamo delle visite di sicurezza, salute e sicurezza nelle aziende. In questo caso nel 2021 abbiamo fatto 500 visite, quindi in tutto il Friuli Venezia Giulia, nel settore artigiano, appunto nelle piccole, piccolissime aziende, e dal 2013 abbiamo garantito 5.000 visite, quindi questo è un fatto assolutamente importante se vogliamo dare, diciamo così, un contributo per aumentare la cultura e la sicurezza.